Ciao a tutti da Mario Carbone, benvenuti in questa lezione di Topolino nella prima tonalità. In quanto a questo brano ho effettuato due trascrizioni, una nella prima, per otto bassi, insomma, una nella prima tonalità e una nella seconda tonalità. Le trovate entrambi sul canale. Ecco qua. Quindi abbiamo un'introduzione che è questa, lentamente. Mettiamo la lettera in seconda. Quindi abbiamo 4 in chiusura, in terza posizione, il 3, 2 cerchiata e 4 in apertura. E la stessa cosa ora, 4, 3, 2 cerchiato e 4 in apertura. Molto semplice. Ecco qua, sono 4 note che si ripetono due volte, fin qui la prima volta e qui la seconda volta. Va bene? Bene, dopo che avete fatto questo per una buona mezz'oretta, possiamo inserire i bassi lentamente. I bassi sono, diciamo, una tarantella, pensate una tarantella più sfuggita, tato, tato, questo proprio, tecnicamente è croma col punto più semicroma, però, questo ovviamente pensando in un ritmo, di un movimento, diciamo, di un quarto, in questo caso, insomma, è come l'avete scritto, insomma. E quindi così, vi commento anche i bassi, in questa posizione i bassi, cambiano posizione i bassi, cambiano nuovamente in apertura, in chiusura uguale, cambiano nuovamente i bassi, ricambiano nuovamente in apertura e lentamente questo. Sì, come se fosse una tarantella più sfuggita ancora. Bene, il primo riff è questo. Vediamo ora la parte A, che è questa, quindi. Ripete la stessa cosa. Quindi abbiamo questo in chiusura. Volte pappa col terzo qui, poi in apertura 4 2 cerchiato 3 e col 3 lo facciamo salire di un tasto per poi suonare il 2 cerchiato qui, va bene? Quindi questo è poi il rigo è questo, le note che abbiamo detto prima, pappa pappa pappa, e qua 4 2 cerchiato tiro il 3 che insomma cambia posizione e larga di un tasto qui. Bene, fatto questo, l'avete memorizzato, il rigo successivo abbiamo questo in chiusura. Poi 4-3, apriamo con 4-3, piano premuto e chiudiamo. Va bene? Vi rispiego nuovamente questo rigo e poi lo fate vedere, quindi 3-3-3, poi 4-3. 4-3 in apertura, tengo premuto e chiudo. Va bene? Ripetete questa parte, collegate le due parti, va bene? Collegando le due parti, ora faccio sentire quei bassi molto lentamente, i bassi metteteli tra qualche settimana o mese, insomma, quando sarete sicurissimi sulla parte melodica. E così con i bassi, ve li commento man mano, quindi. I bassi cambiano, vanno qua davanti, cambiano i bassi nuovamente, rigo successivo in chiusura, cambiano i bassi, ricambiano nuovamente. Ora solo i bassi in apertura, tutto insieme, premendo anche lo sfiato per recuperare aria, e si ripete. C'è lo stop e ora vi spiego anche come dovete fare i ritornelli. Ecco qua vi evidenzio questo. Allora, la prima volta ci siamo, fate questa parte, qua c'è lo stop solo in bassi in apertura anche con lo sfiato, sotto indico SF sfiato, quindi fate questa parte, riprendete di qua, poi saltate questa parte rossa e fate questa. Qua c'è lo stop direttamente a tutti e due i bassi e poi inizia la parte B. Chiaro?
vediamo insieme la parte B, che è questa lentamente, dopo lo stop della parte A. E si riprende da capo, semplicissima. Quindi abbiamo questo in chiusura, la parte B, 4-4, pa, pa, e 2 cerchiato, pensate a 3 pulsazioni, poi pa, pa, sullo stesso tasto mettiamo il 2 in levare, quindi chiudiamo e apriamo, 3-2 cerchiato, ecco qua, il tasto da tenere premuto e invertire il mandice, ve lo evidenzio, è questo. Questo qua, tenere premuto, in levare, pa 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 pa. Vi ricordo che in due mezzi questo brano, quindi è un po' ritmicamente un po' diverso. Quindi di qua la prima frase che finisce qui, la seconda frase è questa. Bene, vediamo molto lentamente con i bassi, è questa. Dopo lo stop della parte A, quindi pa pa, i bassi cambiano. Cambiano i bassi. Cambio di bassi, cambio di bassi, e sarà così, quindi e riprende da capo, va bene? Quindi arrivate qua, fate lo stop, ve lo evidenzio lo stop, e poi tutto è finito, insomma, è un brano divertente, insomma, è semplice. Fate questo stop, e poi ci sta un movimento di pausa, stop, ta, 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 e si riprende tutto da capo. Il brano finisce qua, ta, 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 tre, se volendo potreste fare questo, Molto semplice. Bene. Per oggi è tutto, quindi non inserite subito i bassi, ma andate con calma. Se vi è stato utile il video, condividetelo sui social. Se ci sarà interesse, farò anche altre lezioni, altrimenti non ha senso. Per oggi è tutto, un saluto da Mario Carbone, alla prossima lezione. Ciao a tutti!